sempre, sembra sia zona ora la Comarc Treviglio. Il passaggio dentro per Marco Diviak e l'appoggio al ferro, che assist di Stefan Stoikov. Ora passa zona, credo, no, è ancora uomo, è uomo Marco Diviak, l'arresto e tiro e canestro. Ma veramente c'hanno parecchie tossine da smaltire, perché queste partite ora diventano molto molto pericolose. Direi che è ancora abbastanza presto per dare un giudizio su questa partita. Certo, sì, dopo il canestro da tre punti di Reati e il contropiede di De Martini, risponde il nostro numero 17, Roberto Prandin, che segna Minessi per De Martini, fuori per Reati, che prende subito un altro tiro da tre. 2 su 2 per il 21enne di Treviglio, per Marco Diviak. Allora Roberto Prandin dentro in lunetta per Ranuzzi, prova un gancetto Diviak per Roberto Prandin, appoggia ancora e un altro gancio del giocatore numero 11 della Pentagruppo, il capitano, sesto punto per lui. Lozano che prova a assorbire un buon vantaggio con un canestro, poi Prandin, la penetrazione e Roberto Prandin che segna, subisce il fallo e andrà al tiro libero supplementare. De Min chiuso in angolo, poi Reati la tripla e segna. La finta per il passaggio per Minessi, ancora De Martini, De Min la tripla, un secondo e il pallone entra. Sembrava già fuori il tiro da tre, invece il pallone è entrato con una splendida carambola per il numero 5 arancio nero. Si continua a scivolare in campo sempre per il sudore. Reati ancora libero da tre punti e segna ancora. È capito tutto De Martini, poi De Min rischia di perdere un pallone. Alla fine la palla arriva a Morussi che segna, subisce il fallo. Allora torna a zona la Comarc Treviglio, Ranuzzi da tre punti. Alex Ranuzzi, Pentagruppo Zano, Sanguinetti prova un tiro da tre punti e la tripla. Comunque la Pentagruppo sta forzando qualcosa del genere, suppongo che abbia fatto anche Treviglio, per cui il un anticipo di Morussi su il capitano arancionero e va ad appoggiare al ferro. Meno 6 per Treviglio, ma non lo riesce a vedere. Poi Sanguinetti, ancora Prandini a 4 secondi dal termine. Prandini prova la penetrazione in allontanamento, poi Zanella al rimbalzo. Ma termina qui i primi 20 minuti. Finisce il primo tempo. 32-26. Rosignoli, poi Perego. Allora Stoikov prova la penetrazione, vede un passaggio bello per Davide Rosignoli che segna, subisce il fallo e andrà il tiro libero supplementare. Ancora Rosignoli, la finta, poi da fuori per Ranuzzi, Prandin e canestro. Si porta sopra la doppia cifra, Lozano come distacco sulla Comarc Treviglio. Si sentono i tifosi arrivati con un pullman direttamente dal paesino lombardo e la palla recuperata di Stefan Stoikov che va a appoggiarla al vetro ed è il time out Comarc Treviglio. Partita di 7-0 in questi primi 2 minuti e 23 secondi. Il pallone rischiato di perderlo per la Pentagruppo, lo scarico di Prandin per Perigo con un arresto e tiro. Che signor canestro! Morussi. Sta pressando molto la squadra zanese, poi Minessi lasciato libero da tre. Una bella mano educata, un bel giocatore per le squadre della B1. Poi Ranuzzi, Stoico, scusate, Prandin e Perego, vede un gran passaggio per Davide Rosignoli, l'appoggio al ferro ed è un altro canestro per il numero 16 Ozzanese che va a quota 5. De Min, la finta, il tiro da tre punti e segna, l'uscita di Prandin che vede sotto Davide Perego che segna, subito c'è il fallo e andrà al tiro libero supplementare. Giocatore numero 7 Riccardo Perego, libero supplementare per Riccardo Perego, segna, quota 5 per lui.
46 a 32 più 14 Ozzano. Infatti Stoikov dentro per Rosignoli e va la schiacciatissima, il numero 16 del pentagruppo. Per Davide, guarda ancora Davide Rosignoli. De Martini viene fermato sul tiro da tre punti, libero, segna. In effetti i nostri playmaker sono fisicamente più piccoli. Adesso ci andiamo ancora un'altra volta, Cinci Schiari in mezzo ai piedi, andiamo a prendere un contropiede da Reati che va a sbloccare. Sì, sì, comunque mi è sembrato da coach Salieri che abbia già chiamato un time out. Ancora un altro pallone. E però ora si arriva la stoppata di Reati da parte di Rosignoli che tiene il pallone in mano e va a segnare il più 13. Comunque De Martini prova ad andare via Stoikov, poi fuori da Rosa, ancora una volta lasciato libero. A forza di sbagliare. Prima o poi segna. Meno 10, time out pentagruppo. Non si aspettava Rosignoli. Poi Ranuzzi in post basso va a cercare un canestro, la palla che si è proprio arrampicata su Sanguinetti per Rosignoli, la penetrazione di Roberto Prandin che non va, è rimasta per Reati che prova il tiro della disperazione ed è corto. Termina così il terzo quarto sul punteggio di Pentagruppo Zano 54, Comarche Treviglio 42. E infatti prova subito la penetrazione De Martini, lo scarico, la finta di Demin, prova il blocco, poi Sanguinetti, la finta ci casca Reati ma non ne approfitta per penetrare, penetra ora, la va a appoggiare di sinistro, ma rimbalzo di Marco Dibiak che va ad appoggiare al vetro del tabellone, il meno 10 per la Comarca Treviglio. Allora Marco Dibiak, Prandin, Sanguinetti lasciato libero, il tiro da tre punti, la tripla di Giacomo Sanguinetti. Martini, un passaggio brutto per Daros, Perego recupera, appoggia al vetro dopo un lungo passaggio di Perego, capita Ranuzzi, totalmente utili nel caso specifico della partita. Daros si inventa un tiro da tre punti in un'azione di transizione. Reati prova l'uno contro uno, poi deve fermarsi da Rosa, ancora da tre punti, è armato la mano, viene chiusa da Minessi, il passaggio sotto per Davide Rosignoli che la appoggia al vetro. De Martini cerca il quinto fallo di Rosignoli, l'arbitro non fischia, De Min la tripla e segna. Sanguinetti l'uno contro uno, no, il passaggio sotto in post per Ranuzzi che va in metà sul canestro fondamentale e l'urlo del Palagira dare la vittoria appunto alla Ozzano. Qui c'è una tripla e fatta 58, capitan Ranuzzi miglior giocatore di questa serata, l'abbiamo chiamato e diciamo che conclude più in modo molto molto egregio la sua prestazione. Veramente una gran partita questa di Ranuzzi. Qua però potremmo anche stare un pochettino più attenti perché infatti ci siamo fatti fregare 5 punti che in un eventuale doppio confronto. Edemin conclude la partita con una tripla, vince per la nona giornata Ozzano per 70 a 63.